Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Sono tornata, abbiamo cambiato location. Adesso vi spiego tutto, tutti i sotterfugi, tutte le cose strane che comunque magari tendevo a nascondere, a nascondere magari no, ma comunque diciamo in modo velato, anche se nell'ultimo video, nel penultimo, quello prima del trasloco, vi avevo detto indovinate dove sto andando con queste valigie e qualcuno aveva indovinato. E quindi innanzitutto questo video, questo vlog è dedicato a Carmen, quindi partiamo da dove ci siamo lasciati. Carmen, questo vlog è dedicato a te, ti mando un grosso bacio perché hai indovinato. Noi abbiamo traslocato prima perché ci siamo trasferiti dai miei genitori. Vi spiego tutto adesso, mi metto comoda. Spero che l'inquadratura sia buona perché cambiando location sono un pochettino spaesata anch'io, quindi non capivo dove dovevo mettermi, soprattutto per la luminosità. Allora, noi abbiamo traslocato, abbiamo lasciato casa prima del previsto per tre motivi. Il primo era l'umidità, assolutamente, perché avete visto nell'ultimo video in che condizioni, non dico io, non dico stavo io, ma stavano i miei bambini. Quindi il primo motivo era che l'inverno comunque avanzava e io dovevo portare via i bambini dall'umidità. Il secondo motivo è che non pago più l'affitto, è ovvio, perché noi abbiamo comprato, acquistato la casa con un inquilino dentro, un inquilino che comunque ci pagava l'affitto. Nel momento in cui l'inquilino ovviamente è andato via, ci è venuta a mancare questa entrata. Quindi comunque capite bene che una famiglia non può pagare un mutuo e un affitto da uno stipendio, si capisce benissimo. A meno che non siamo super ricchissimi e quindi wow, possiamo fare quello che vogliamo. E quindi questo è il secondo motivo per cui abbiamo lasciato la casa. Il terzo motivo è collegato agli altri due ed è perché casa mia, casa nostra, casa che abbiamo comprato, è accanto nello stesso pianerottolo con casa di mia mamma, dei miei genitori. Quindi comunque io, essendo a casa dei miei per qualche mese, il tempo che ristrutturino casa mia che è accanto, posso seguire i lavori, sono facilitata a seguire i lavori perché comunque sono porta con porta, sono accanto, e quindi apro la porta, vado a vedere a casa mia a che punto sono i lavori, i progressi, se hanno bisogno di qualcosa, se devono dirmi qualcosa, se devo fare qualche cambiamento, insomma, sono facilitata a seguire i lavori. Mentre da dove abitavo io ero un po' distante, comunque c'era il problema dei bambini piccoli, di Giuliana soprattutto, dovevo lasciarla a qualcuno, io dovevo venire di qua, per andare a vedere comunque a che punto fossero i lavori. Invece questo non esiste più perché comunque sono qui accanto, siamo a fianco, quindi è tutto a posto, tutto alla grande. Allora, nell'ultimo video avete visto che comunque ho lasciato la casa con molta nostalgia, non ho nemmeno voluto togliere l'albero di Natale perché comunque siamo gli ultimi 2 giorni a ridosso di Natale. Come vi dicevo, penso che sia normale provare nostalgia e tristezza per una casa dove hai vissuto bene, felice, con gioia. Mi dispiace che ci sia stato un attimo dove l'audio non si è sentito bene, ma quello che volevo dire, per chi ha visto quel video, vi rifaccio, diciamo, il riassunto di quello che intendevo dire, era che era normale provare tristezza per una casa dove hai vissuto bene, dove hai visto crescere tuo figlio, dove è nata tua figlia, dove io, era il pezzettino che non si sentiva, dove io sono stata sia bene che male. Ho avuto un momento molto buio della mia vita, da cui però poi mi sono ripresa e sono tornata la donna forte e innamorata della vita che vedete adesso. E queste sono cose importanti che poi ti fanno pensare, che comunque ti creano quel minimo di nostalgia, quello stato d'animo un po' triste, ecco. Ma comunque noi ci siamo sistemati, mia mamma aveva camera mia libera, questo è un altro dei motivi. Io sono figlia unica, lo sapete, quindi la mia camera era libera, è molto grande, quindi il letto ci è andato benissimo, letto, comodini. Purtroppo il lettino non c'è entrato per la gioia di mio figlio che dorme attaccato nella mia schiena, ragazze, potete capire il mal di schiena, no? Ma purtroppo bisogna fare dei sacrifici a volte
per qualcosa di migliore. Non si può avere tutto nella vita. Non posso dormire comoda e avere pure casa mia accanto e non pagare l'affitto. Quindi, comunque, non si può avere tutto. Ma comunque è stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. È stato un doppio triplo trasloco, secondo me. Non secondo me, è stato così, perché comunque un trasloco prendi impacchetti. E il traslocato li portano nell'altro appartamento. Qui no, qui prendi in pacchetti e mentre impacchetti ti scervelli per capire cosa devi portare nel deposito, perché i mobili, penso si sia capito, sono in un deposito che tra l'altro non sto pagando, quindi proprio mi è finita bene bene. E mi hanno omaggiato questo deposito. Che stavo dicendo? Ah, che praticamente bisognava scervellarsi su cosa dovevi mettere nel magazzino. Cosa dovevi portare dai tuoi, cose che ci servivano, cosa d'uso quotidiano, i vestiti di quattro persone, e appunto gli effetti personali di quattro persone, le cose che usi per l'igiene personale di quattro persone, perché magari comunque i miei usano una tipologia di cose, di bagnoschiumi, di profumi, ed è normale, di costo pure a dire una scemenza, però è noi. Altro, quindi ognuno aveva le sue cose, quindi diciamo che sono uscita pazza per questo, per capire cosa portare e che cosa lasciare nel magazzino. Sì, che come dice mio marito che mi prendeva in giro, non è che li vai a posare nel deposito, non li puoi prendere mai più e quindi devi impazzire a portarti tutto quello per la sopravvivenza, perché comunque basta che ti porti i vestiti che poi tutto il resto ce l'hanno i tuoi genitori. Sì, ok, però comunque io sono un po' fissata, c'ho il mio bagnoschiuma, c'ho le mie creme, c'ho i miei profumi, c'ho i miei trucchi. Comunque ragazze, bando alle ciance, ce l'abbiamo fatta, poi vi farò il room tour dalla camera, praticamente c'è tutto il mondo, tutta casa mia in una camera, tutta casa mia no, tutto quello che realmente ci serviva in una camera. Comunque vi ripeto, camera mia era grande. Talmente grande che io quando ci dormivo da sola prima di sposarmi sentivo tantissimo freddo. Comunque qui c'è la temperatura è diversa perché considerate che io abitavo in un pian terreno, quindi avevo le case sopra e diciamo che ero più coperta, c'era più caldo, nonostante l'umidità. Nelle stanze dove c'era l'umido c'era freddo. Qui invece siamo all'ultimo piano, quindi comunque non avendo appartamenti sopra c'è freddo, infatti vedete che ho un bel maglione, bello pesante. Poi comunque vi volevo dire di abituarvi perché io abitavo in una zona un po' isolata. Invece adesso siamo in centro, quindi si sentiranno rumori di clacson, rumore di gente che urla, e insomma di tutto e di più. Infatti, i vetri camera dovranno camminare prima di me nell'altra casa. Poi considerate, non so se si sente abbaiare, che adesso i cani si sono moltiplicati, nel senso che se prima era uno, la mia Sheila e il coniglio Bea, che sono qui con noi, ovviamente anche i pesci. Adesso c'è anche Aaron, che è il figlio di Sheila, del mio cane, che è il cane dei miei genitori. È tutto un gioco di parole, ma penso che abbiate capito. Aaron è il cane dei miei genitori ed è il figlio della mia Sheila. Tutto qui. Adesso cambiamo argomento completamente perché ieri è stato il mio compleanno e volevo condividere con voi i miei regali di compleanno. Sono felice di condividere con voi i miei regali di compleanno. Purtroppo non sono felice di condividere con voi gli anni che ho fatto, perché ragazze, io voglio avere 20 anni, 23, 24, 33, ne ho fatti 33, 33 no, 33 non li voglio. Io non li sento effettivamente 33 anni. Mi sento ancora giovane, ancora un po' bimba per certi versi, però per certi altri versi mi viene la sciatica, soffro di sinusite, soffro di rinite allergica, a volte sento anche il dolore dell'epidurale che feci per il parto di Gabriele. Insomma, anch'io ho i miei acciacchi, quindi mi sa che questi 33 anni ci sono. Va bene, andiamo avanti. E allora cominciamo subito, mi avvicino, da questo. Ho già tanti bracciali, mi piacciono tantissimo. Questo qui, bellissimo, super luminoso. E ho ricevuto due braccialetti, uno è questo e un altro con la mia iniziale, con la E. Vedete?
questo qui, così con la catenina. E poi, quello è il pezzo da 90, lo lascio alla fine. Poi ci sono dei piccolissimi autoregali che mi sono fatta da sola. È una grande soddisfazione comunque, perché avere un canale YouTube ti permette anche questo, comunque, di avere un guadagno e di toglierti qualche sfizio. È una fesseria veramente, una sciocchezzuola, quello che ho comprato, però posso dire di averlo comprato con i miei soldini. È quindi una bella soddisfazione. Questa qui, in oro e rosa, non so se si nota, vediamo se riusciamo ad uscirla dalla confezione, ma non credo. Comunque, oro e rosa, che sono i colori che io amo in assoluto, lo sapete. Questo è un cerchiettino per capelli con le orecchie, carinissimo. Questo qui, quando dobbiamo andare a fare la nostra skincare routine, mettere creme e cremine, o anche voglio andare a togliere la frangetta perché mi dà fastidio, è carinissimo per stare a casa. E poi c'è l'elastico, questo qui, non so se si nota, ma è brillantoso, un beige brillantoso, molto carino ed elegante, fine più che altro. E poi questa scatola un po' mangiucchiata da Bea, ecco qua, giustamente li ho già aperti ieri. Ho fatto un bellissimo ordine nel sito Astra, ho preso tante cosine che mi piacevano e adesso vado a scartarle con voi. Allora, andiamo a togliere la carta. Questi qui comunque li ha pagati mio marito, quindi il regalo di mio marito, il primo dei regali di mio marito, perché poi ci sono dei pezzi da 90 più grossi che ho lasciato alla fine. E allora, a parte questo bigliettino carinissimo col mio nome, la mutina è stato un omaggino. Poi ho preso questo bellissimo blush con questo bellissimo rosa, che non si nota forse dalla telecamera, ma è satinato, bellissimo. E questo qua è blush effetto seta numero 8, è il numero 8, a chi fosse piaciuto il colore. Poi ho preso questa bellissima palette per il contouring, ah, meraviglia, vedete qui, ci fa vedere appunto che è per il contouring, e ci sono questi quattro colori, dall'illuminante, dal più chiaro, al più scuro, al più rosato, al beige, bellissima. Poi ho preso una matita sopracciglia, perché come sapete a me gli anni 2000 mi hanno rovinato completamente e quindi vado di matita sopracciglia. Poi ho preso una bellissima pinzetta, perché se già mi mancavano le sopracciglia vado a togliere gli ultimi residui di peli rimasti e poi andiamo a fare il tatuaggio, microblading mi pare che si chiami. Niente ragazze, questa la dovevo prendere, comunque i peletti qui mi crescono come a tutte, e mi serviva una pinzetta che tirasse bene i peli, i peletti. Poi ho preso questo bellissimo mascara, wow, e questo qua è Instant Length, vabbè, se qualcuno che se ne intende di make up sa come si legge sta cosa qua, me lo faccio sapere nei commenti. Ma comunque, mascara volume e lunghezza, perché comunque io le ciglia le ho lunghe, ma ne ho poche, l'ho sempre detto in tanti video, e quindi mi serviva un mascara sia volumizzante e che comunque andasse a allungarle ulteriormente, perché queste ciglia io vorrei che arrivassero tipo qua sopra. Comunque, questo bellissimo mascara. Poi c'è questo omaggino che mi hanno fatto, questo smalto che è questo colore qua, che io non sarei mai andata a prendere, ragazze, vi giuro. Cioè, se sarebbe toccato a me scegliere questo colore non l'avrei mai preso, ma vi devo dire che mi piace tantissimo. È un marrone chiaro ed è bellissimo, cioè mi è piaciuto, mi piace anche come sta sulle mie mani, è comunque un effetto naturale, non risalta all'occhio chissà quanto. E poi ho preso dei bei rossettini. E con l'Astra abbiamo finito, riposo tutto, così poi già sono facilitata. Ci mettiamo anche la spazzola, ci mettiamo anche l'elastico, ci mettiamo anche la fascia. Ok, è il bigliettino. Questi due, volato il biglietto, rossettini. Questo qua, che è il numero 141, Dane Pearly. Spero di averlo pronunciato bene. Che è questo qua, questo rosa perlato, pesca, non è un rosa, è un pesca.
andiamo a fare gli swatch. E il colore è questo qua. È satinato comunque. E poi sono andata a prendere un bel nude, perché proprio mi serviva. Questo qua è bellissimo, è cascato così. Tac. Questo bellissimo nude. E il colore è questo qua. Anche questo comunque un pochino satinato, non sono proprio matte, ma li preferisco perché comunque mi fanno un po' di effetto volume, perché io ho sbagliato tappo, perché io non ho chissà quali labbra molto voluminose, come vedete, quindi mi piace questo effetto. Va bene, ok, con l'astro abbiamo finito. Poi abbiamo sempre i regali di mio marito, questo bellissimo set per vedermi come un'apparizione. Eh sì ragazzi, mi vedrete molto più nitida. Comunque dipende che video devo andare a fare, sarò facilitata perché comunque c'è la luce. Dico, non è chissà che cosa, però squilla in continuazione questo telefono. Ma comunque fa parte di qualcosa che dovevo comprare prima o poi, visto che ho intrapreso questo percorso. E quindi il treppiedi io già ce l'avevo, i miei figli l'avevano già distrutto. E quindi treppiedi con la lucina, questa qua, che serve anche per fare i TikTok. Visto che squilla in continuazione questo telefono, ve lo faccio vedere subito. Mio marito mi ha comprato il telefono. Ecco, è sotto sopra Galaxy S21. Qui c'è la scatola e qui c'è il telefono in questione, che è da 2 ore che squilla, arrivano messaggi. Ragazze, questo qua tutto pieno di ditate. Il bello della diretta, di non cancellare certi pezzi, perché comunque fanno parte della normalità. Chi di voi non ha il telefono sempre pieno di impronte? Fatemelo sapere nei commenti. Ed è in oro rosa, sempre in oro rosa. Niente ragazze, sono felicissima, guardate che bello, è bellissimo questo colore. E quindi bei regali di compleanno, almeno io sono contenta. Poi comunque, a parte il telefono, il set qua, le cose astre, i braccialetti, le cosine che mi sono regalata io, c'è una trousse grande della Pink Panda che deve arrivare, che purtroppo non è arrivata. Avevano detto che sarebbe arrivata prima di Natale, siamo a 2 giorni da Natale e ancora non è arrivata. Io mi auguro che siano di parola, che magari appunto slitti come regalo di Natale, visto che comunque io faccio il compleanno il 21, il 25 poi è Natale. Quindi questa bella trousse, che poi vi farò vedere, grande, con un sacco di cialdine, tantissimi colori della Pink Panda. E poi c'è un pacco di shine, che è il regalo di mia mamma, dei miei genitori, che ovviamente mi hanno dato il budget, mi hanno detto comprati quello che vuoi. Io mi sono fatto un ordine a shine di vestiti e di tute, e questa ve la farò vedere in un secondo tempo perché ancora non sono arrivate purtroppo. Quindi, questi erano i miei regali di compleanno. La prima parte di video era il chiarimento sul fatto del trasloco, sul fatto che adesso siamo in appoggio dai miei. Nei prossimi video ci sarà un video di pulizia molto strong, perché devo andare a ripulire casa vecchia. Ci saranno video di pulizie a casa di mia mamma, continueranno i video delle pulizie. Figuratemi se io non pulisco, muoio se non pulisco. Comunque ci sarà room tour, come si chiama, della camera dove noi dormiamo, dove abbiamo messo tutte le nostre cosine, dove ho cercato di far entrare tutto in modo comunque che non mi venisse la confusione visiva e di rendere la stanza più accogliente possibile. E quindi niente, il video finisce qui, io spero che vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un bel like, spero che la location nuova vi piaccia, abbiamo l'oro dietro, siamo in tutti altri colori di sfondo adesso, se a casa mia era tutto bianco, adesso qua ci sono altri colori di sfondo. E niente, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, e per chi è nuovo, se la tipologia di video vi è piaciuta, non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Io vi mando un grosso bacio e ciao a tutti!